Passo subito la parola al dottor Carlo Corazza, che ringrazio ancora. Grazie Giuseppe, un saluto naturalmente al ministro Orlando, so che ci raggiungerà il presidente Maragò, saluto Pietro Barbieri, membro italiano del Comitato Economico e Sociale, grazie anche ai parlamentari europei che interverranno, Brando Benifei che è capo delegazione PD al Parlamento Europeo e Massimiliano Smeriglio. Un grazie particolare a lei Presidente, perché ha scelto la nostra sede, la sede delle istituzioni europee, per presentare questo importante progetto sulla accessibilità e anche sul ruolo che può giocare lo sport nella ripresa, un progetto sul territorio che insomma, noi vediamo come particolarmente importante. Come sappiamo, ci sono 20 milioni di persone che praticano lo sport in Italia, e questo ci dà la dimensione dell'importanza di questo settore da un punto di vista economico e sociale, e di quanto quindi sia importante un confronto come quello che abbiamo oggi tra rappresentanti di istituzioni europee, nazionali e operatori del settore, anche per massimizzare l'impatto che possono avere le risorse europee. Non stiamo parlando soltanto dei fondi di Erasmus+, che era una parte dedicata allo sport, ma anche dei fondi di Next Generation, PNRR in Italia, e dei fondi del bilancio pluriennale 2021-2027, che come sapete ha anche una dimensione di coesione sociale e territoriale molto importante. Del resto, questo ufficio ha già lavorato con voi e ha già organizzato altri confronti con esperti, rappresentanti delle istituzioni europee e operatori del settore, e siamo pronti a continuare a farlo. Il parere del marzo di quest'anno del Comitato Economico e Sociale è molto importante perché è un invito alle istituzioni europee a aumentare la visibilità e l'impatto e l'incisività delle politiche europee e anche a utilizzare di più e meglio i fondi europei per il settore dello sport. Come sapete, il Parlamento europeo, in piena crisi Covid, ha adottato un'importante risoluzione nel febbraio 2021. In questa risoluzione noi indicavamo l'importanza del settore dello sport per uscire dalla crisi e anche il suo impatto non solo sul PIL e sull'occupazione, ma anche in settori strategici per l'economia come il turismo. Noi sappiamo che il turismo beneficia moltissimo il carattere attrattivo degli eventi sportivi, e turismo vuol dire trasporti, vuol dire industrie culturali creative, vuol dire enogastronomia, cantieristica navale e via dicendo. Il piano di lavoro UE per lo sport, lo conoscete, indica l'importanza del valore dello sport, la dimensione socio-economica. E infine vorrei ricordare un fatto importante. Nel bilancio pluriennale 2021-2027 sono stati raddoppiati i fondi di Erasmus, questo da 14 miliardi a 28 miliardi. Questo vuol dire che ci saranno anche più risorse dirette per lo sport. Quindi grazie ancora per aver scelto questa sede. Il Parlamento europeo non farà mancare il sostegno al vostro settore, perché appunto è un settore chiave per la ripresa post-Covid. Grazie ancora, Presidente.